partito? Ah, è partito. E dimmi, scusa, ma che figura faccio, che mi sfrego le mani. Io volevo prima di tutto ringraziare immensamente Pierluigi, il caro Pierluigi, che all'anagrafe fa Betturri, è il presidente del Trastevere, per la straordinaria accoglienza fattaci, nonché fattami, mercoledì, quando purtroppo per lui abbiamo espugnato il campo di una squadra veramente brava, tosta, forse anche troppo tosta, infatti abbiamo ancora un altro grande infortunato, il povero Morbidelli con 82 punti di sutura in testa, ma vogliamo smetterla di essere così cattivi? Ce l'ho ovviamente con i calciatori e non con i presidenti. E detto questo, devo sottolineare con grande entusiasmo che il presidente Betturri mi ha fatto trovare un foglio, non questi fogli in bianco e nero funebri, ma colorato con delle illustrazioni, dei disegni veramente bellissimo, che parlava della storia del Monte Rosi affinché potesse venirne a conoscenza il pubblico ignorante del Trastevere, che non significa una brutta cosa, è ignorante colui che ignora, e i tifosi del Trastevere come fanno a conoscere Monterosi? In questo senso sono ignoranti, per cortesia non apriamo una polemica per una battuta di questo tipo, che significava semplicemente non essere a conoscenza. Sarebbe una cosa da ripetere in tutti gli stadi. La domanda è: ma i tifosi la leggono o la leggeranno? E questo ai posteri l'ardua sentenza. Questa sarà una puntata velocissima perché alcuni mi rimproverano che sono troppo lunghe, e allora potete dire grazie, arrivederci, abbiamo finito qui. Posso solo dire che domani noi giocheremo contro il Budoni su un campo che mi dicono un po' difficile geograficamente parlando, e ovviamente la nostra squadra lotterà al massimo come sempre, come sta facendo da quando è entrato il maestro Carlo Perrone, e speriamo ovviamente di portare a casa 3 punti. E come al solito, visto che la puntata è breve, devo fare un saluto a tutti gli uomini di buona volontà, a mia sorella, era veramente, non l'avevo mai fatto, a mia sorella, poverina, ha ragione anche lei. Ciao Elena, ma tanto so che non mi sta ascoltando, c'è anche un'altra di sorella, Gianna Maria, eccetera. E purtroppo mamma e papà sono felicemente sulle carrozze del cielo, ci vedremo al momento giusto. E chi posso salutare che non ho mai salutato? Ah sì, al nostro custode del campo, Carletto, che si chiama come l'allenatore, perché io ci scherzo sempre e dico: il vero presidente è Carletto. E ovviamente qualcosa di vero c'è, perché lui è sempre presente e caratterizza, devo dirlo, l'anima di un'intera società. Ha il rapporto quotidiano con tutti, dalla prima squadra fino ad arrivare ai piccoli amici, si occupa di tutti, delle magliette, degli spogliatoi, del buon funzionamento dei riscaldamenti, insomma un uomo veramente prezioso, un tesoro per la società, coadiuvato nel nostro caso anche da Sergio, chiamato il talebano, ma non ho mai capito perché, forse perché ha un carattere forte, non lo so, non importa, non ha nessuna importanza. Un abbraccio carissimo a tutti i tifosi del mondo, in questo caso del Monterosi, e anche un saluto ai tifosi del Budoni, sì, che si ricordino che non è una guerra, una partita, ma è un gioco. Però se veramente fosse così avremmo risolto molti problemi, giusto? Buona giornata, cari amici.